Eccomi qua, cari amici, il vostro Valterino che vi parlerà di un documentario veramente trashissimo, perché è la rappresentazione di quelli che erano gli anni Ottanta, quegli anni Ottanta così amati da tutti, però in realtà, riguardandosi il documentario su Anna Marchi, che è poi una docu-serie in 4 puntate, ci rendiamo conto di quanto fossero trash quegli anni. Tutti quei DJ che in qualche modo ripercorrono le strade di quel tipo di musica, Sandy Martin, gli Spandau Ballet, Duran Duran, attenzione, e c'era anche Vanna Marchi, c'era anche la TV di Berlusconi, quindi Vanna Marchi era parallelamente per le televendite quello che era Berlusconi, ovviamente in grande, il grande piazzista delle libertà dall'altra parte nei massimi sistemi. Ma Vanna è una ragazza di campagna che quindi cresce subito nel dopoguerra e ha una voglia grandissima di rivalsa rispetto alle sue condizioni così precarie e così da basso fondo, figlia di contadini. Quindi inizia piano piano ad aprire una sua piccola attività ad Ozzano e vende delle creme. Le cose vanno abbastanza bene, però insomma un po' come tanti negozianti tira a campare, fino a che arriva improvvisamente la possibilità di fare una televendita. La prima televendita va male, non telefona nessuno e lei si mette a piangere in diretta, e da quel pianto e da quello sfogo in diretta la sua attività cresce, tutti vogliono le alghe. Ma perché tutti vogliono le alghe? Teniamo conto di quella che era la generazione delle sdaure degli anni Ottanta, che erano cresciuti col mattarello e con la sfoglia, e che erano le sdaure, le mogli, belle cicciotte, che però in televisione vedevano per la prima volta, nelle TV locali, da Mediaset eccetera, questi fisici filiformi, quindi provavano un po' di vigna. E la Vanna Marchi, con l'intelligenza e il buon senso contadino, capisce questo limite e si infila proprio in quella direzione, in quella che era, diciamo, il suo orizzonte di riferimento, quindi la campagna, il contado, e quindi inizia a vendere queste creme. E arrivano le telefonate, arrivano tantissime telefonate, e Vanna Marchi inizia ad urlare, a vendere, a urlare e a trattare queste sue, diciamo, conoscenti, coetanei eccetera, come se fossero dei bidoni, dei cessi, con i mariti che iniziano a odiarle e cornificare le mogli perché sono troppo grasse eccetera. Quindi muove il senso di colpa, e muovendo il senso di colpa che succede? Muovendo il senso di colpa succede che tutte quante le signore, le sdaure, iniziano a comprare queste alghe. Fine della prima parte del film. Ecco, seconda parte del film, incendio doloso nella bottega di Ozzano, in questo negozio ormai grandissimo, dal quale Vanna Marchi riceveva le sue alghe, le metteva in stoccaggio, alghe che venivano prodotte e fabbricate, mi pare, in provincia di Parma, eccetera. E questo incendio doloso distrugge un po' le velleità di Vanna Marchi, che ci mette un po' di tempo per riprendersi e aspetterà un paio d'anni per poi intrecciare la sua vita con quella del maestro Don Nascimento. E mentre diciamo che nella prima parte Vanna Marchi è una venditrice anche pulita, perché alla fine prendere 50 euro da uno, 50 euro dall'altro per delle alghe, non lo vedo così truffaldino come cosa, anche se magari queste alghe non erano niente di particolare. Ma col mago di Nascimento le cose cambiano, e lato, diciamo, truffaldino, e anche l'odio che si intravede soprattutto nel finale del film, quando Vanna Marchi va a processo, perché addirittura lei chiede di essere ripresa con le videocamere durante il processo che la vede indagata insieme alla figlia Stefania Nobile e al mago di Nascimento, che però è stato estradato in Brasile. E a quel punto che fa? A quel punto si vede proprio da quelle riprese della videocamera l'odio che Vanna Marchi ha per le donne che sono state truffate. Lei, che viene dal basso, odia quel basso di cui si nutriva quando era ragazza, quindi è come uno specchio, si vede in questo specchio e odia quella parte di lei che era appunto miserabile. La parte finale, il processo, lei che si fa riprendere, chi di spada ferisce, di spada perisce, perché l'eccesso in qualche modo di l'egocentrismo della Vanna Marchi è poi un feedback negativo, perché ovviamente farsi filmare al processo con la faccia di bronzo e negare l'evidenza dei fatti è stato sinceramente un autogol per Vanna Marchi, perché anche un senso di onnipotenza aveva Vanna Marchi. Si credeva veramente di essere in grado di fare qualsiasi cosa. Quando l'ego straborda, allora alla fine è stata un po' la sua condanna.
Però c'è da dire che Vanna Marchi è stata anche un po' salvifica, perché comunque questo documentario veramente restituisce un po' l'atmosfera di quegli anni 80 e primi anni 90, di quello che eravamo e di quanto fossimo anche ingenui. Sicuramente un giovane di oggi, oppure anche una signora di 40-50 anni, difficilmente si farebbe così ingabolare dalla telefonata del mago di Nascimento che ti promette fortuna, soldi, eccetera. Quindi veramente i tempi sono cambiati e tutta questa grande nostalgia per gli anni 80, per la musica, per il tipo di cultura, eccetera, io sinceramente non la vedo, preferisco di gran lunga gli anni 70 e anche la fine degli anni 90, ad esempio. Poi, questioni di punti di vista. Ecco, e poi è bello riallacciare un po' la figura di Vanna Marchi con Vanna Marchi, che appunto amava e attraverso i media si è costruita una grande carriera, e invece coloro che i media li odiavano, li detestavano, perché appunto Pasolini, soprattutto in un'intervista che fece in TV con Enzo Biagi, affermava che appunto la televisione non era un mezzo orizzontale ma assolutamente verticale, voluto da un'elite per spingere una certa linea politica, cioè una certa quantità di prodotti, e quindi Pasolini era assolutamente contrario. Io invece non sono così contrario a questo mezzo di massa, perché comunque adesso è più orizzontale, c'è diciamo molta più offerta, e quindi dipende anche dalle persone il fatto di poter cambiare canale, anche attraverso internet, di poter scegliere. C'è una grande scelta adesso rispetto a quello che era la TV 30, 40, 50 anni fa. Quindi diciamo Pasolini superato, sicuramente in parte quella TV era anche diciamo detestabile, anche la TV commerciale, quella di massa con le televendite, però lo sviluppo economico poi sceglie, come dice McLuhan, i suoi mezzi, il mezzo è il messaggio, quindi prima c'era la TV, ancora prima c'erano i giornali, adesso c'è internet, fra un po' ci sarà il metaverso, e quindi l'evoluzione c'è, quindi essere così anti-evolutivi non è detto che sia sempre corretto. Quindi grazie e seguitemi, ciao!